Ma il primo tempo regalato è proprio fatto, ha avuto un atteggiamento sbagliato, cosa che non possiamo permetterci in questo campionato. E mi sembrava di rivedere un po' la partita contro il Gubbio. Quindi è bastato un risultato positivo con l'Inter, una buona prestazione, ci siamo ricaduti subito e questo sicuramente deve succedere mai, perché la nostra squadra si è fatta sempre forte, ecco, del proprio atteggiamento, della propria carica agonistica, e questa non può mancare. La prima frazione è mancata, poi quando vai sotto con squadre importanti, al di là, importanti o meno, è dura su un campionato così equilibrato di entrare in gara. Addirittura poi abbiamo preso il secondo gol, ci abbiamo provato fino alla fine, ma è troppo poco per portare via un risultato positivo. Sì, purtroppo quando non hai la concentrazione e l'atteggiamento giusto per le gare, capita quello che si è visto oggi. Ripeto, non ci possiamo permettere di fare queste disattenzioni e in un campionato come questo, un campionato importante dove i valori secondo me sono molto alti e la prima disattenzione sei punito. Quindi questo, se concediamo questi errori, sarà dura portare via risultati positivi. Diciamo, non è facile spiegarla, sicuramente sapevamo che potesse succedere un momento negativo per la squadra perché eravamo dei fenomeni prima, penso adesso non siamo gli ultimi arrivati. E se partiamo dal presupposto che i nostri risultati sono venuti fuori da un atteggiamento importante ogni gara, e questo deve essere il presupposto per ripartire. Quindi ci stanno nell'arco del campionato i momenti negativi e dobbiamo venire fuori tutti insieme ripartendo dal lavoro quotidiano, settimanale e della preparazione e interpretazione delle gare che andremo a affrontare. Ma sì, ha fatto una buona prestazione, un giocatore che ha una buona gamba, è una caratteristica importante per noi. Certo, purtroppo e ha pagato anche, ecco, la non ottima prestazione della squadra. Quando inserisci un giocatore nuovo e la prestazione della squadra non è ottimale, sicuramente passa in secondo piano anche la sua prestazione, però sappiamo le qualità, quello che ci può dare, quindi è un giocatore che sicuramente darà il proprio contributo nel nostro campionato. Mi auguro di no, perché anche se i numeri hanno detto questo in questa prima parte di campionato, sicuramente facciamo fatica a concretizzare le azioni da gol e anche questo potrebbe essere un momento no. Mi auguro che i nostri attaccanti, ma parte tutto sempre dallo sviluppo e il gioco da parte della squadra. È la squadra che deve mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori per poter fare gol. Quindi mi auguro che non dipendiamo da Porticelli, ognuno si sente, ecco, responsabile del proprio contributo che deve e può portare alla nostra squadra.